Sono 500 medici, 320 sono per il pronto soccorso, 180 per la medicina generale, quindi sono dedicati a medicina generale e geriatria, saranno neolaureati che avranno avuto ovviamente l'abilitazione, e quindi un bando che prevede una fase di formazione, 92 ore di formazione teorica presso la nostra scuola di sanità e poi 2 mesi di tirocinio in corsia per un 38 ore alla settimana. Perché non ci arrendiamo di fronte alla difficoltà di ingaggiare e assumere medici, e quindi abbiamo trovato questa soluzione che ci viene data da una nostra legge, non impugnata dallo Stato, è una legge che ci permette oggi di lanciare un bando per l'assunzione di 500 medici. Siamo in un paese nel quale non si nega nessun ricorso o una contestazione. Se qualcuno vuole portarsi in tribunale ci andremo, noi questa operazione la facciamo perché abbiamo necessità di avere medici e la facciamo assolutamente in maniera rispettosa delle leggi. Sono 92 ore di lezione teorica presso la scuola di formazione sanità pubblica del Veneto e poi sono 2 mesi di tirocinio in corsia a 38 ore di lavoro settimanale. 15 settembre per i 320 il primo bando, 15 ottobre da quello che abbiamo preventivato il secondo bando, che è quello dei 180, quindi 15 settembre per i 320 di pronto soccorso, 15 ottobre per medicina generale e geriatria, e dopodiché, fatti i bandi, le selezioni, si inizierà con la formazione di questi 500 medici. Siamo qui per lavorare, non per fare le robe che ci dicono di fare da Roma, perché sennò qui fallisce tutto, quindi bisogna andare avanti e fare cose innovative.